buongiorno. Ciao, io sono Filippo Battistelli e sono nato in Urbino nel 1968 e questa è la mia bottega di liuteria. Qua ci sono tutte le attrezzature con cui costruisco i miei gioielli, le macchine tipiche da falegname, macchine per arrotare, pialla, trapano, cose varie. E qua c'è lo showroom dove tengo gli strumenti finiti oppure appena riparati, con una piccola sala prove per farli anche provare. E faccio il liutaio ufficialmente, diciamo, dal 90. E ho scelto questo mestiere perché, come tutti i ragazzi, ho cominciato naturalmente a suonare, ma mi sono reso subito conto che mi piaceva più la ricerca del suono, della perfezione dello strumento, più che la musica vera e propria. E poi da lì è diventato quasi per scherzo un mestiere, poi ufficialmente. Mi occupo soprattutto di chitarre e bassi elettrici come costruzione ex novo, poi come riparazione e restauro di tutto, dal mandolino al contrabbasso, qualsiasi cosa, accordature, pianoforti, eccetera. Il mio cliente tipo è un cliente che ha bisogno di uno strumento un po' particolare, naturalmente, perché il mercato già offre di tutto e di più. Quindi quando uno viene da me ha bisogno di qualcosa che nel mercato non c'è. E infatti, diciamo, la cosa più importante è capire bene chi hai di fronte e fargli uno strumento proprio a sua immagine e somiglianza. Poi chiaramente c'è un tipo di lavorazione molto particolare, con legni stagionati in maniera naturale anziché passati nei forni, e metodi di liuteria, diciamo, classica, quindi tutto il più possibile a incastro, senza viti, colle e cose varie. La particolarità principale dei miei strumenti è che sono molto espressivi, quello che, diciamo, industrialmente normalmente non si riesce ad ottenere. E cioè, per espressivo intendo che un musicista riesce subito a trasmettere sullo strumento le proprie idee e anche lo stato d'animo addirittura penetra attraverso lo strumento e si sente. Infatti i miei strumenti cambiano molto se li suona qualcuno o qualcun altro piuttosto che un altro, ecco, perché senti proprio il carattere anche della persona, il tocco, le dinamiche, una serie di cose di questo tipo. Allora, questo è il primo basso che ho realizzato, il numero 001. E io avevo un laboratorio di restauro di mobili e mi cimentavo a modificare i miei strumenti. E prima o poi ho detto, bisogna che mi decida a farne uno. Ed è venuto fuori questo, con queste idee particolari di fare appunto il ponte a incasso e anche il manico sempre incastrato con un innesto a coda di rondine, quindi è tutto assemblato tramite la tensione delle corde. E vi faccio sentire un attimino le caratteristiche. Ha un lunghissimo sustain, sugli armonici praticamente si può dire che è infinito, puoi andare a prenderti un caffè e tornare ancora lui si suona. Totalmente in frassino, un pezzo unico, manico in acero con un tastiere in ebano. Ah, questo, come potete vedere, è un jazz bass di diverso rispetto a quelli industriali, chiaramente e nella lavorazione e anche nel tipo di legno. Questa è una tavola di ciliegio abbattuta nel 1970 e il ponte è realizzato totalmente a mano, in ottone, massiccio, e ogni particolare praticamente è stato fatto a mano, compresa la mascherina in ottone, i pomellini fatti al tornio in ebano, anche i dot sono in ottone fatti al tornio, e con due pick-up, diciamo, classici, tradizionali Fender degli anni 60, custom 60. Il tipo
tipo di lavoro mio più frequente sono sicuramente i setup e le messe a punto degli strumenti, che sono praticamente un 50% di quello che è uno strumento. E poi chiaramente si parla di rifare le tastiere, i tasti, i circuiti, riparazione di truss road, regolazioni chiaramente, manico, ottave, intonazione, e poi dopo riguardano anche chiaramente delle customizzazioni, quindi che ne so, cambio di colore, sfumature, oppure addirittura modificare come fatto il manico, il tipo di curvatura per farla più personalizzata possibile. Però diciamo la differenza vera che puoi sentire su questi strumenti è l'espressione. Quella è una cosa che sinceramente in liuteria senti proprio la differenza. Cioè è uno strumento che ti segue quando suoni. Quando tu pensi una cosa, vedi che lo strumento proprio te la prende come se fosse una prolunga di te stesso. Ecco, quella è la vera differenza assoluta proprio.